Darei la parola a Pier Giorgio Morosini, che non ha bisogno di presentazioni. È magistrato e studioso di particolare competenza delle tematiche oggetto della nostra discussione. Grazie professore, anche io vi ringrazio moltissimo per l'invito a questa iniziativa così di riflessione così prestigiosa. Devo dire che le parole del professor Fiandaca e del professor Insolera in realtà mi ricordano il brano di una canzone di un cantautore emiliano, Ligabue, dal titolo Tra palco e realtà. Il palco, quindi il grande attivismo delle associazioni antimafia negli ultimi 20 anni, l'impegno civile, la passione, la proposta, il tentativo di rielaborazione dei dati, tutto molto bello da questo palco, e poi la realtà, le asperità della realtà istituzionale, della realtà delle risposte sul piano legislativo, sul piano giudiziario, sul piano istituzionale in senso lato. Io voglio subito dire una cosa. Io ritengo molto salutare il dibattito pubblico che c'è stato molto intenso e anche in alcuni momenti molto aspro negli ultimi 20 anni sui temi che riguardano l'antimafia. È stato molto salutare per comprendere le nuove forme di manifestazione del crimine organizzato. È stato forse un po' meno incisivo sul profilo della presenza del crimine organizzato nel nostro paese di matrice straniera. Ancora molte cose non si sanno, molti dati non li abbiamo, e sotto questo profilo anche il dibattito pubblico e l'impegno delle associazioni è stato tutto sommato carente. E è stato importante anche il confronto pubblico degli ultimi tempi su fatti ormai risalenti nel tempo, ma che riguardano stagioni drammatiche per la vita del nostro paese, in cui sono coinvolte organizzazioni di stampo mafioso. Mi riferisco alla stagione delle stragi, anche se in realtà sotto questo aspetto il dibattito pubblico molto spesso ha registrato delle occasioni perdute. Voglio ricordare che 2 anni fa c'è stato il ventennale delle stragi. È stata un'estate, quella del 2012, in cui i titoli dei giornali, delle trasmissioni televisive, dovevano parlare di quella stagione. In realtà non c'è stato un confronto vero, effettivo, degli intellettuali, degli storici, dei sociologi, per comprendere cos'era davvero accaduto nel nostro paese in quella stagione, quindi fornire anche nuove chiavi di lettura utili anche al circuito giudiziario, ma in realtà ci si è concentrati su dati di dettaglio che hanno riguardato il presunto contenuto di certe intercettazioni o le aspirazioni politiche di questo o quel magistrato. Ma in realtà, dicevo, su molti versanti il dibattito pubblico è stato molto salutare. L'impegno delle associazioni anche nella ricostruzione dei fatti, delle nuove forme di manifestazione del crimine organizzato, è stato certamente importante. Ma mi voglio rifare però proprio a questa recentissima vicenda parlamentare che ha riguardato il 416 ter e che è stata richiamata dai relatori che mi hanno preceduto, perché in realtà a mio avviso svela in modo emblematico quelli che sono gli approcci culturali del movimento antimafia nel nostro paese, di certi opinion makers su questo tema, le dinamiche da cui scaturiscono i progetti di riforma legislativa e anche il modo in cui ormai vengono veicolati i punti di vista e le preoccupazioni di buona parte della magistratura, soprattutto di quella impegnata sui fronti più caldi, nel quadro anche di delicate relazioni istituzionali. Non dimentichiamoci che su questa vicenda del 416 ter c'è stata una componente del Consiglio Superiore della Magistratura che ha chiesto l'apertura di una pratica
indicando tutta una serie di spunti molto importanti a livello di politica criminale e di politica giudiziaria, che come dire, sono sintomatici dell'esigenza anche da parte di questo organo così importante come il CSM di riprendere un po' in mano la situazione rispetto ai grandi temi della giustizia e di poter fornire un contributo importante e equilibrato sui grandi temi della giustizia. Torniamo alla nostra vicenda del 416 ter. Qua si è registrata la spinta e la denuncia delle associazioni antimafia e di intellettuali molto ascoltati nel dibattito pubblico, anche in vista delle imminenti tornate elettorali. È stata chiesta la modifica di una norma che in realtà è una norma che da oltre 20 anni tutti sanno che è completamente sganciata dalla realtà criminale. Una norma quindi inutile, perché noi sappiamo bene, sulla base delle indagini degli ultimi 30 anni, che in realtà i clan si mobilitano non tanto per acquisire delle somme di denaro, ma per altri obiettivi, favori negli appalti, autorizzazioni, protezione giudiziaria, agevolazione bancaria. Insomma, registriamo un fatto, che questa norma, che tutti sanno che è inutile, sopravvive da oltre 20 anni, e sopravvive da oltre 20 anni perché ci sono stati ritardi culturali, ma c'è stato anche un deficit di coraggio della classe politica e forse anche un certo istinto di autoprotezione da parte di alcuni segmenti del mondo politico. Sotto questo aspetto, le sollecitazioni tambureggianti, anche in molti casi, che provengono dalle associazioni antimafia, costituiscono un pungolo importante. Però questo impegno meritorio che scuote le coscienze, è avvenuto in tanti casi, non solo in questo, poi appunto deve fare i conti con la realtà. Queste iniziative di dibattito pubblico molto spesso si traducono in proposte parlamentari e in controproposte che in realtà poi alla fine propongono il solito contrasto, semplifico ovviamente, tra garantismi di comodo e forme di giustizialismo illiberale, magari inconsapevole, ma che sono tali. Cosa ha provocato in prima battuta il dibattito pubblico sul 416 ter? Una proposta recente, quella della Camera in prima lettura, che inserendo nell'articolo 416 ter la formula accettazione del procacciamento di voti con le modalità previste dal 416 bis, in realtà proponeva un qualcosa che noi sappiamo, operando nella realtà giudiziaria, io naturalmente lo dico con molta umiltà, dall'angolo prospettico forse un po' angusto del giudice penale, i pubblici ministeri hanno una visione più anche dinamica delle cose, ma per quello che riguarda il giudice penale, noi sappiamo ad esempio in una realtà come questa, la realtà siciliana, che inserire una formula del genere significa complicare moltissimo la ricostruzione probatoria di certe vicende, perché andare alla dimostrazione dei singoli atti di minaccia di componenti dell'elettorato attivo è un'operazione molto difficile. E quindi questa formula viene inserita in realtà per devitalizzare il vero effetto di una riforma. Poi c'è invece la proposta, quella, come dire, che è più affezionata a questi ultimi tambureggianti interventi di certi opinion makers sui mezzi. Quella massimalista. Questo non voglio dire questo, voglio fare un piccolo breve ragionamento, anche molto banale. E mi riferisco alla formula che poi è caduta, dico fortunatamente, della disponibilità ad assecondare interessi dei clan. Questa è una formula che veicola una suggestione del dibattito pubblico, ma non è assolutamente in sintonia con principi costituzionali che sono fondamentali nel sistema penale, la determinatezza, la materialità, ma in realtà non è solo questo, è una formula che non tiene conto delle fatiche della giurisdizione su questo versante degli ultimi, almeno degli ultimi 15 anni, degli ultimi 20 anni. Gli ultimi 20 anni su questa materia della giustizia penale
sono stati connotati da un rapporto molto problematico tra il giudice e la legge, su concetti come partecipazione all'associazione, concorso esterno all'associazione, e sono stati gli anni in cui si è sentita ancora di più l'impatto di questa sorta di delega molto ampia all'interprete di comprendere il contenuto delle norme. E noi abbiamo registrato, soprattutto nei processi a imputati che provenivano dal mondo politico, da grandi imprese, dal mondo delle libere professioni, abbiamo registrato molto spesso, direi troppo spesso, soprattutto nei processi che hanno avuto più attenzione mediatica, l'oscillazione dei verdetti. Il vero dato di una certa stagione giudiziaria nei processi per fatti di criminalità organizzata di stampo mafioso è stato l'oscillazione dei verdetti, assoluzione in primo grado, condanna in appello, ritorno, cassazione, e di nuovo potrei ricordare alcuni imputati eccellenti, ma insomma sono processi che tutti conosciamo, quantomeno dalla stampa. Allora, problematico il rapporto tra giudice e legge. Si è tentato, per via giurisdizionale, di porre un freno a questo problema, e qui ci ha provato moltissimo la Corte di Cassazione. Il Supremo Collegio ha tentato di concretizzare la fisionomia di certi concetti, ha cercato insomma di disinfettare quel bisturi con cui i giudici operano quotidianamente. Prima si è ricordata, il professor Insolera ricordava la sentenza Mannino. La sentenza Mannino ha fatto uno sforzo enorme sotto questo aspetto, sul concorso esterno, anche se vorrei sottolineare che la sentenza Mannino è riuscita a dirci bene cosa non è concorso esterno, quando ha dovuto dirci cos'è il concorso esterno utilizzando come criterio di tipizzazione la causalità, ha trovato una soluzione che poi tradurla nella pratica quotidiana non sempre porta a soluzioni condivise, non porta quindi sempre, come dire, a soluzioni tranquillizzanti dal punto di vista della certezza del diritto. Ma c'è stato questo sforzo, e questo sforzo delle sezioni unite Mannino, così come di tante altre pronunce, è stato quello di evitare a tutti i costi interpretazioni di concetti e di norme che portassero a intuizionismi, precomprensioni, nozioni modellate sulle concrete evenienze probatorie disponibili. È stato fatto uno sforzo enorme, e proprio la sentenza Mannino incentra i suoi attacchi sul concetto di disponibilità del politico ad assecondare in maniera generica gli interessi di un clan. Allora, è stato fatto tutto questo sforzo, e vedere che un disegno di legge votato al Senato bypassa completamente questa esperienza giurisprudenziale così faticosa, così tortuosa, che ha alimentato polemiche infinite, conflitti e frizioni tra mondo politico e magistratura, è un qualcosa che sorprende, ma sorprende per, da una parte, per la carenza di attenzione rispetto a quello che è accaduto in questi anni, dall'altra perché non valorizza certe esperienze che sono fondamentali per affrontare una scelta che coinvolge in realtà dei punti nevralgici della vita democratica del nostro Paese, perché è chiaro che qua è in gioco il punto d'equilibrio tra azione giudiziaria e diritti politici di rango costituzionale, e quindi questa scelta, che era passata al Senato e che adesso però è stata di nuovo modificata alla Camera, assomigliava molto di più a uno spot elettorale che non ha una scelta legislativa consapevole che tiene conto di quello che è stato il vissuto giurisprudenziale degli ultimi 20 anni su questo versante. Ma mi sembra di capire che ieri la Camera appunto abbia ribaltato di nuovo le cose, tagliando proprio la parte della norma votata dal Senato che si riferiva alla disponibilità a soddisfare interessi ed esigenze dell'associazione.
se volessimo per un istante concentrarci sui profili di questa norma, di come esce anche da questa operazione chirurgica della Camera di ieri, potremmo finalmente salutare il fatto che questo scambio voti denaro sostanzialmente cade e lo scambio voti altre utilità. E questo è un passo avanti. Semmai si potrebbe inserire un'ulteriore clausola di garanzia che riguarda il versante della valenza della promessa. Una mera promessa di procacciare voti significa automatica mobilitazione effettiva di un clan? Su questo già la Corte di Cassazione, in realtà devo dire, ha accreditato un'interpretazione certamente di garanzia, ossequiosa del principio di materialità. Ma forse una precisazione legislativa potrebbe non guastare. Un inciso del tipo si adopera per procacciare voti è comunque una formulazione della norma che programmaticamente rende appunto il dettato, il precetto ossequioso rispetto al principio di materialità. Ma ripeto, è stata sorprendente la vicenda del Senato e quella proposta sulla disponibilità perché ha bypassato completamente anni e anni di esperienza e di fatica giurisprudenziale. Se mi resta qualche altro minuto, io vorrei concentrarmi su un altro punto. Cioè, il legislatore in questi giorni su questo versante si è impegnato moltissimo su questa norma del patto di scambio politico-mafioso. Io credo che sul versante dell'azione di contrasto ai gruppi criminali mafiosi il legislatore dovrebbe concentrarsi su altro che è anche un qualcosa di molto generale, che riguarda il tema della corruzione. Cioè, ripensare l'antimafia oggi, dal punto di vista della politica criminale, significa rivedere pesantemente le scelte sul versante dei reati contro la pubblica amministrazione, in particolare la corruzione. E quando faccio questa considerazione, non faccio riferimento solo ai profili penal-sostanziali della legislazione, ma anche, anzi direi soprattutto, perché sono stati dimenticati troppo spesso negli ultimi mesi, ai profili processuali, di cui ad un attimo cercherò di dire perché. Noi siamo di fronte a un dato criminologico ormai chiaro, ce lo dicono indagini dell'autorità giudiziaria romana, milanese, partenopea, regina. Ci parlano ormai sistematicamente di alleanze nell'ombra, di sinergie tra risorse diverse, politiche, economiche e mafiose, che danno vita a potenti macchine sociali in grado di condizionare interi comparti della vita pubblica e di controllare anche ampi settori di mercato. Parlo della grande distribuzione, della sanità privata, dello smaltimento illegale dei rifiuti, sempre degli appalti anche e dell'edilizia privata. Cioè sono sistemi in cui si integrano imprenditori mafiosi con imprenditori che non nascono come mafiosi, imprenditori spregiudicati, liberi professionisti, amministratori corrotti e politici senza scrupoli. Il collante di questi sistemi è la corruzione. I mafiosi sono i garanti di queste transazioni illegali. È un esempio lampante, l'abbiamo su tutto il versante dello smaltimento illegale dei rifiuti, ma sono tanti settori. Ecco, sotto questo profilo, io credo che, siccome questo è un fenomeno che ormai raggiunge ogni angolo d'Italia, coinvolge ogni angolo d'Italia, e noi quando pensiamo all'azione di contrasto, all'azione giudiziaria di contrasto ai gruppi criminali, siamo abituati a pensare, ad esempio, ad una interpretazione dell'articolo 416 bis che forse è condizionata, magari a volte anche inconsciamente, condizionata dal modo di interpretare le associazioni mafiose che abbiamo in territori tradizionalmente connotati dalla presenza di questi clan. Ma noi sappiamo che queste nuove forme di manifestazione del crimine organizzato, cioè forme di manifestazione integrate a segmenti delle pubbliche amministrazioni, del mondo imprenditoriale, della politica,
sono appunto realtà connotate da alleanze omertose difficilmente scardinabili. Peraltro, soprattutto nella fase iniziale di queste indagini, non sempre è chiara la riconducibilità a logiche mafiose e quindi non è agevole contestare norme come il 416 bis che consentono in fase di indagine di utilizzare un doppio binario che offre agli investigatori maggiori strumenti. Io penso che sia arrivato il tempo anche di discutere non solo in via legislativa ma anche in via giudiziaria forse una rivisitazione dal punto di vista giudiziario, una rivisitazione dell'interpretazione del 416 bis rispetto agli elementi della forza intimidatoria e delle condizioni di omertà. Ma probabilmente questo potrebbe essere oggetto anche di una riflessione in sede parlamentare. A cosa mi riferisco? Mi riferisco ad esempio all'impatto di questi sistemi criminali nelle attività delle pubbliche amministrazioni. Un problema che in realtà si è posto in Liguria nei primi anni di applicazione dell'articolo 416 bis. Faccio riferimento al caso Teardo, è un caso forse dimenticato, ma in realtà degli anni 80. E qui il caso approdò in Cassazione e la Cassazione diede una definizione di questi elementi essenziali dell'articolo 416 bis che sganciava questa fattispecie dalle realtà di controllo capillare del territorio. Ecco, io penso che interpretazioni di questo tipo potrebbero offrire agli investigatori, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, tutti gli strumenti offerti dal regime differenziato per far luce su queste realtà. Ma non c'è dubbio che per questo tipo di accertamenti occorre una riforma sul versante delle norme anticorruzione che tenga conto soprattutto del profilo processuale. La parte più dimenticata della Convenzione di Strasburgo per il contrasto del 1999, sottoscritta dall'Italia, sul contrasto alla corruzione è quella che riguarda gli strumenti investigativi. In questi anni raramente si è parlato di questo aspetto della Convenzione, che... finito. Due minuti e ho finito. È un piacere ascoltarti. No, ho finito. Allora, questa convenzione prevedeva, ad esempio, anche in materia corruzione, l'utilizzo di collaboratori di giustizia e l'utilizzo del cosiddetto test di integrità, cioè della figura dell'agente provocatore, per contrastare questi fenomeni. Su questo non si è parlato in questo ultimo periodo, ma, e concludo, vorrei dire che questa partita non si gioca ovviamente solo sul piano delle modifiche normative. Per quello che riguarda il versante della magistratura, io credo che si giochi moltissimo sulla formazione dei magistrati. Guardate che se la criminalità organizzata di stampo mafioso oggi è diventato soprattutto inserimento nei circuiti economico-finanziari e nelle pubbliche amministrazioni, noi dobbiamo tener conto del fatto che la preparazione dei magistrati in Italia non è omogenea su tutto il territorio nazionale. Ci sono delle realtà virtuose e dove alcune specializzazioni riescono a trascinare un po' tutto il movimento, ma ce ne sono altre dove siamo carenti sotto questo profilo. Cioè, in media, il magistrato italiano, mentre è attrezzato per affrontare procedimenti in cui si tratta di reati di sangue o comunque di reati che hanno a che fare con l'aggressione alla persona, non abbiamo lo stesso standard di preparazione e di formazione su vicende che riguardano inserimenti nel circuito economico-finanziario e nelle pubbliche amministrazioni. E il secondo passaggio è questo: ma siamo sicuri di avere una polizia giudiziaria che sul territorio nazionale è specializzata in maniera omogenea su questa forma di manifestazione del crimine organizzato, cioè che riguarda il circuito finanziario e le pubbliche amministrazioni?
Perché io, guardate, ho sentito tantissime volte procuratori della Repubblica battere i pugni sul tavolo perché avevano pochi magistrati nel loro ufficio, non li ho mai sentiti lamentarsi e contestare scelte generali perché, ad esempio, la polizia giudiziaria della loro città è sottodimensionata sulla specializzazione in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Ma guardate che qua c'è una partita importante rispetto all'azione di contrasto. Allora, io credo che per tradurre le passioni, gli entusiasmi e l'impegno civile del palco delle associazioni antimafia, non si debba ormai solo discutere nella realtà parlamentare delle riforme. Si deve discutere nella realtà di molti passaggi istituzionali che non riguardano solo la semplice risposta giurisdizionale e che solo una risposta completa, razionale, non urlata su questi versanti possa davvero rappresentare un nuovo modo di concepire l'azione di contrasto ai gruppi mafiosi. Avremmo ascoltato con piacere ancora Pier Giorgio Marosini, ma il tempo è tiranno, ma lo ringraziamo per questo contributo di analisi e vorrei richiamare il punto in cui lui ha, diciamo, ci ha costretto a riflettere, a prendere in considerazione un punto che spesso sfugge. Chi sono i veri signori delle norme? Nessuno può pretendere di essere vero signore di una norma penale e il fatto che il Parlamento abbia potuto anche dare l'impressione di avere un'assoluta libertà di scrittura delle norme senza tenere conto di dibattiti tormentosi sottostanti che durano da circa un ventennio è sconfortante e disorientante. Speriamo che questo non accada più in futuro. Mi pare importante non solo l'allargamento dell'attenzione a temi come la corruzione, la sollecitazione a riflettere sulla persistente adeguatezza del reato di associazione mafiosa così come formulato, grosso problema. Io mi augurerei che intanto ci fosse un supplemento di elaborazione giurisprudenziale prima eventualmente di ipotizzare un ritocco normativo, perché in questo contesto non so che cosa succederebbe se noi dovessimo rimettere mano al 416 bis meglio il fermo biologico normativo e soprattutto mi pare importante l'accento sulla formazione professionale dei magistrati.